inaugurato a Monteroduni il nuovo edificio scolastico che ospiterà oltre 200 alunni. È stata una cerimonia molto bella e sentita, organizzata dal comune con la collaborazione delle tante mamme del paese che hanno fatto a gara nel preparare un ricchissimo buffet per i tanti presenti, autorità comprese. La soddisfazione del sindaco Custode Russo, del preside reggente Eugenio Silvestri e quella di Stefano Biello, progettista. È un grande sogno che si avvera e si realizza, si materializza per il bene delle nostre generazioni future. L'iter è stato lungo, però possiamo dire con orgoglio che abbiamo realizzato un'opera pubblica nel giro di 4 anni. E realizzare un'opera pubblica nel giro di 4 anni, completare un'opera pubblica nel giro di 4 anni in Italia, con la burocrazia che conosciamo, credo che sia un record assoluto. Di questi tempi con i pochi soldi a disposizione. Anche, questo è un altro record che abbiamo sostenuto sotto il profilo finanziario. Abbiamo cercato di massimizzare, di razionalizzare i costi il più possibile e credo che siamo riusciti in un'opera teutonica che ci darà lustro e soddisfazioni e soprattutto darà sicurezza e tranquillità alle famiglie e ai bambini che verranno in questa scuola. È un'occasione molto importante per questa cittadinanza, finalmente ha una scuola vera con spazi adeguati per i bambini che avevano bisogno, dopo tanti anni, di avere una vera scuola. Quanti sono gli iscritti qui a Monteroduni? Ma sono per la scuola primaria intorno a 100, per la scuola secondaria più di 100. La sicurezza è garantita, mi sento di dirlo in tutta scienza e coscienza, sono stati rispettati, abbiamo rispettato dei parametri molto stringenti di legge, sia per quanto riguarda gli aspetti strutturali, che gli aspetti impiantistici, che gli aspetti della sicurezza antincendio, quindi tutti i parametri, le certificazioni di rito sono state ottenute da parte degli enti Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ASL, gli uffici preposti e penso che sia un buon esempio di una moderna struttura scolastica. Noi ci siamo attenuti alla nuova normativa oggi in vigore, emanata appena dopo il terremoto dell'Aquila. Il terremoto dell'Aquila, questo avrebbe resistito. Penso proprio di sì.